siamo alla cupola dei popoli, al vertice sociale, ma dall'altra parte si riuniscono i governi, le imprese, le istituzioni finanziarie. Sei stato lì seguendo le negoziazioni in questi giorni, puoi dirci qual è l'atmosfera e fondamentalmente in cosa si è risolto questo attesissimo vertice? Io ho partecipato a un panel di discussione sulla sicurezza alimentare e il rapporto che esiste tra questo sistema alimentare e l'ambiente. La realtà è che ho avuto l'impressione che queste suggestioni, queste riflessioni ben difficilmente arriveranno ai politici. E i politici, quelli che vengono, perché non vengono tutti, faranno un passaggio così sul palcoscenico, poi vanno via. Quindi io penso che la realtà si costruisce in queste realtà qui, dalla base. Il nuovo paradigma non nascerà da molte concertazioni infinite, ma nascerà dalla buona pratica che migliaia e migliaia di comunità nel mondo stanno già facendo. Questa buona pratica cambierà lo stato delle cose e influenzerà la politica. Cosa posso dire? Posso dire anche che questa conferenza è insostenibile. Insostenibile per dove è fatta, insostenibile per i problemi che crea la città, insostenibile per come si mangia dentro. Tutti parlano di sostenibilità e poi dopo vanno a mangiare petrolio, plastica in un hangar incredibile dove tutte le più grandi multinazionali sono presenti e dove non ci sono i contadini, dove non ci sono i produttori biologici, dove non ci sono quelli che salvano il pianeta con un'agricoltura sana. Mi pare una grande contraddizione. Si parla molto di agroecologia, è esattamente questa la direzione in cui va il lavoro che state facendo? Assolutamente, assolutamente, la buona pratica che io vedo qui, che sento dalle persone umili. Non dimentichiamo che umile deriva da humus, quindi colui che è vicino alla terra. Qui c'è la gente vicina alla terra, là ci sono molte meritevoli associazioni, meritevoli persone che hanno a cuore l'ambiente, ma poi hanno una pratica molto diversa. Grazie.